quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. L'hanno trovata? E come sta, signora Marta? Posso parlare con Selenia? Sì, capisco, ma Patty dov'è adesso? Ma che era successo? Come mai era sparita? Ah, lo sapevo che c'era di mezzo lei. Buona, ti bisai. Dammi quel telefono. Sì, sì, la sento. Sì, mi dica. Dammelo subito, Manawe. Dai, fammi parlare. Manawe. Sto solo chiedendo. Sì, sì. Guarda che... Sì, dica, la sento. Dammelo subito. Sì, sì, mi scusi, signora Marta, ma ora sono costretto a riattaccare. La ringrazio molto, arrivederci. Non hai nemmeno un po' di decenza. Telefoni a quella smorfiosa perfino da casa, vero? Ma io questo telefono te lo sbatto in testa. Ma sì, ti bisai attenta, perché se ti azzardi ancora a interrompermi al telefono... Non ti vergogni, non hai nessun rispetto. Non so se lo capisci, ma forse dimentichi che questa è casa mia. Che pretendi, di passarla liscia? Figurati, lo so bene che sei villana e manesca, un attaccabrighe. Ah, e ho saputo che l'altro giorno hai aspettato Patty per la strada e l'hai aggredita. Sì, certo. E vedi, non me ne vergogno, difendevo ciò che è mio. Non me ne vergogno affatto, lo rifarei con chiunque, capito? A pugni e a calci? Sì, a pugni e a calci, come ho dovuto imparare a fare con i delinquenti da strada. Ho dovuto imparare a difendermi in quel modo e a difendere le mie cose. E adesso sto facendo appunto questo. Sì, non c'è bisogno che mi ricordi la tua illustre provenienza. Beh, senti, Manawe, a me non mi importa quello che puoi dirmi. Capito? Non mi importa. Io sarò una maleducata, ma lei è una puttana, mi spiego? Senti... E tu, mascalzone! Senti, smettila subito, hai capito? Non intendo continuare a sopportare ancora i tuoi insulti. Non è mica colpa mia se non hai voluto studiare per migliorarti in modo da raggiungere il mio livello. Comunque io non voglio certo mettermi al tuo. Ti stai scaldando, Manawe, ti stai scaldando. Forse questo ti raffredderà. Accidenti! Picchiami! Avanti, picchiami! Forza, avanti, picchiami! Picchiami! No, non preoccuparti, non ho affatto intenzione di abbassarmi a questo. Ora sei più tranquilla, Patty, vero? Su, raccontami. Dimmi che cosa ti è successo, raccontami tutto. Andavo in giro senza meta, non sapevo dove mi trovavo. Sai, non volevo tornare a casa. Perché? Perché in quello stato non me la sentivo. Allora ho cercato un posto un po' appartato, capisci? E mi sono messa sotto un ponte. Patty! E dopo un po' mi sono addormentata, ero terribilmente stanca. Non ho idea di quanto tempo è passato, ma poi all'improvviso ho smesso di dormire perché mi sono sentita toccare da quell'uomo. Ho sentito due mani ripugnanti che mi afferravano, mi sfioravano. E allora l'ho visto, ho gridato. E quello... E poi cos'è successo? Patty! Ti ha fatto qualcosa quell'uomo? Ha provato a... No, no. Era solo un povero diavolo, un accattone. Credo che quello che voleva era rubarmi il giubbotto o la borsa che mi era sfuggita. Però io l'ho ripresa prima di lui. Era così malconcio che ero più forte io. L'ho colpito, ma non avevo soldi per pagare un taxi. Sono fuggita a piedi e non so come ho fatto ad arrivare fin qui. Sì, ho capito. Stai calma. Leonella. Stai calma. Io vorrei vedere Manawe. Chiamami Manawe, Leonella. Sì, sì, ma prima... A casa tua sono tanto preoccupati, tua madre. No, 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 io voglio vedere Manawe. Chiamalo, chiamalo. Dai, chiama Manawe, ti prego.
Mi dispiace, ma non è possibile. È uscito dall'ospedale, sta a casa sua. Ma io ho bisogno che venga qui da me, Leonella. Se glielo dice, vai a prenderlo. Su, ora stai calma, per favore, mettiti giù. Vallo a prendere, Leonella, ho bisogno di vederla, ti prego. Dai, Patti, stai. Prego, portalo qui. Di chi è la macchina là fuori? Ah, è dello psichiatra. Dello psichiatra? Ma la signora sta male? No, no, è per la signorina Patti. Ah, ma un momento, che è successo? Oh, non me ne parli. Senta, è venuta qui come una furia e diceva di essere sporca. E si è fatta un bagno, le hanno dato un calmante e poi è venuto il dottore, la sta visitando. Ah, per questo. Con permesso. Sì, apri. Quella Patti. Salve, Maruca. Buonasera, signora, si accomodi. Dov'è? Dov'è? Dov'è mia figlia? Dov'è? È di sopra, in camera della signora Leone. Ciao, Pedro Luis. Ciao, Selena. Scusa, ma io... Sì, sì, certo, vai. Maruca, io vado nel mio studio. Dì alla signora che quando hanno finito mi chiami, per favore. Sì, va bene. Venga pure il resto. Grazie mille, signore. Buonasera, buonasera. Ritornate presto. Buonasera. Trino, per favore. Dai a me. Ecco il conto. Tavolo 3. Accidenti se si lavora. Ehi, senti, io penso che meriteresti che ti dessimo una percentuale sugli utili della tavola calda. Già, perché ti sei messa a lavorare sodo e gli affari vanno a gonfie vele, eh? Beh, non me la cavo male con lo stipendio che mi pagate. Inoltre lo arrotondo con le cose che preparo e che vendo qui. E poi è un lavoro che faccio volentieri. In fondo io qui sto imparando un mestiere, no? Certo, certo, sì. Però ti sei resa necessaria in questo posto. E poi te le immagini, scusa, che ne sarebbe di Elamparo senza Amparo, eh? Dai, ora non fare giochi di parole, Trino. Comunque è una bella coincidenza. Ti hanno detto che quando ridi sei ancora più bella. Con quella bocca che sembra un fiore diventi provocante da morire e attiri i baci. Senti, Trino, per favore, risparmiami le tue goffe avanzo, ok? Va bene, sì. Lo so che è una battaglia persa la mia. Quello di Cayetano era un buon cavallo. Ha bruciato il mio sul traguardo. Ma l'ha battuto per una incollatura, giusto? Per una incollatura. A nulla mi è valso frustarlo a sangue. Ma vuoi smetterla? Salve. Salve. Chi è che hai frustato? Scherzavo. Oh, lo credo bene. Stavo solo facendo quattro chiacchiere con Amparo. Ah, certo, scusate se ho fatto tardi, ma in centro c'era un traffico terribile. No, non preoccuparti, Cayetano. A quest'ora è quasi vuoto. Già. Senti, Manaue come sta? È già uscito? Sì, è tornato a casa. Ah, sì? Gli hanno levato la fasciatura? No, no, ha ancora tutta la testa fasciata e deve andare ogni tanto all'ospedale per cambiare la fasciatura, finché non gliela toglieranno definitivamente. Che noia, eh? E senta, perché Tibisai la cercava poi? Ah, Amparo, questo sì che mi preoccupa. Insomma, è appena un giorno che Manaue è tornato a casa e già hanno cominciato a litigare. Non mi dica. Anzi, stavano per venire alle mani. Com'è possibile? Io ho sentito la versione di entrambi, seppure separatamente. Mm-hmm. Mi ha detto Manaue che mentre era al telefono lei ha tentato di strapparglielo. Oh. E dopodiché lei aveva un bicchiere pieno d'aranciata e glielo ha lanciato addosso, roba da matti. Mio Dio. E la mia povera figlia mi ha raccontato, piangendo, chiusi in camera, che lui non la ama e che continua ad essere infatuato di quella ragazza, capisci? È stata qui oggi? Chi? Quella smorfiosa. Ah, davvero? Sì, stamattina, mentre lei era al mercato. Ma stavolta non è venuta per Manaue, no? Immagino di no. È solo entrata, ha guardato un po' e poi è subito uscita. E Marcantala, quando l'ha vista, è uscito anche lui. Io li avevo visti parlare insieme in più di un'occasione. È strano, no? Sì. Ho i miei sospetti sul motivo di questa strana amicizia, Amparo. Vedi, c'è un tipo di delinquente che non impara mai la lezione. E quella povera stupida non si rende conto del danno che sta facendo alla società e alla gioventù. E oltretutto anche a se stessa. Chi è uscito? Lo psichiatra. Io l'ho chiamato perché Patti ha avuto un problema e ho pensato che potesse aiutare. Sì, questo lo sapevo, ma perché non mi hai chiamato per presentarmelo? Scusami, ma io credevo che tu non fossi in casa. Invece ero nel mio studio e stavo appunto aspettando di conoscerlo. E perché non me l'hai detto? Lasciamo perdere. Non ha la minima importanza, prima o poi lo conoscerò, quel bravo vecchietto. Non è mica anziano, Pedro. Ma Luis. Sì, lo dicevo per scherzare. Sentite, scusate l'interruzione. Come sta quella ragazza? Meglio, meglio, nonna, è più tranquilla. Ah. Capito. Ah, Pedro, lui, senti, io vorrei andare un po' a riposare perché, vedete, quel trambusto e tutto quel gridare, non so, mi ha fatto venire una punta di mal di testa, mi capite? Davvero è solo quello, no? Sì, non preoccuparti, sicuro. Sai, il guaio è che alla mia età si hanno i nervi troppo tesi. Ahimè.
Scusa, dicevi? È venuta mia zia Selenia. Ora sta con Patty in camera mia. Ah, capisco. Però non penserete di lasciarla rimanere qui? Il problema è che lei non vuole tornare a casa sua e quindi io... Senti, Leonella, scusami. Ti prego di scusarmi se ti dico qualcosa di spiacevole, ma forse è meglio essere chiari. E insomma, se questa ragazza passasse anche una notte qui, mi creerebbe dei problemi con Tibisai, no? È lei la moglie di mio nipote e io ho il dovere di rispettare lei piuttosto che tua cugina. Sì, certo, capisco. Ma... vado a parlarle. Non voglio venire, mamma, lasciami su, per qui, favore, voglio restare tesoro. Qui. Patty. Su, avanti, Patty, ma come pensi che sia possibile? Fammi mamma, il favore, su. Ti prego, su. Lasciami qui, io voglio restare qui. Su, cara, cerca di essere ragionevole, per favore. Leonella, per favore, fammi restare qui, ti prego. Beh, insomma, Patty, vedi, sarebbe meglio se... Pedro Luis, per favore. Signora. Figlia mia, per favore, perché non dai retta a tua madre? Vai con lei. È casa tua, il posto dove potrai stare meglio, ma no? Certo che è così, amore mio. Su, andiamo. Ma io non voglio venirci, mamma. Voglio su, restare qui. Fa la brava, vieni con me. Ecco. E poi ti restituirò la vestaglia, ti dispiace? Sì, ma forse vabbè. Avrà freddo così. No, in macchina non c'è problema. Grazie ancora di tutto, Pedro. Figurati, Leonella. Ti chiamo vieni, domattina. Mi dispiace di essere sembrata così una donna dura di cuore, però non c'era altro rimedio. Ah, mio Dio. Dio mio, questi ragazzi. Coi ragazzi è un continuo penare. Ma bisogna rassegnarsi, quando non è per una cosa è per un'altra. A proposito... Sì? Ha avuto qualche altra notizia di Pedrito stasera? Ah, sì. Voglio dire, sa se sta meglio? Sì, come no? Sì. Ho chiamato prima di andare a riposare, o meglio, di avere intenzione di farlo. E mi hanno detto che Pedrito sta abbastanza bene, che stava più calmo, che non aveva più avuto alcun attacco d'asma. Nieves Maria ha usato queste parole, ha detto che il bambino sta veramente meglio. Chi è quello? È Rocky! Oh, sì, che stupida! Lo vedi, tesoro, ho sonno. Ti accompagno in camera, d'accordo? Ma io non ho sonno per niente. Beh, se ti metti a letto, sono sicura che ti viene subito. Vuoi che ti racconti una bella storia? Mi prendi per un bimbetto di 5 anni? Sono un po' troppo cresciutella per le favole, non credi? Le storie si possono raccontare anche ai grandi, però hai ragione. È come se stai crescendo, e tanto. Mamma, posso guardare la TV finché non torna Nelson? Perché non lo chiami papà? Dai, beh, chiamalo papà. Ciao. Eccolo, vedi. Ciao. Accidenti, se ho fatto tardi. Avete già cenato? Oh, sì, quando hai avvertito guarda. Che avevi da fare abbiamo mangiato. E che ci fa il mio campione ancora alzato, eh? No, già, vai a dormire, su, dammi un bacio. Buonanotte. Bravo. Buonanotte, Pedro. Ciao. Sogni d'oro. Devo darti una notizia, Nieves Maria. Sì? Ho saputo dal cancelliere che il giudice ha già esaminato quella richiesta. Cioè che Pedro Luis vuole la custodia del bambino in virtù del vincolo di sangue con la madre. E quando è che il giudice dovrebbe emettere il verdetto? Domani. E secondo te si pronuncerà in favore della richiesta? Non lo so, ma in questo caso lo stesso giudice ordinerebbe l'affidamento del bambino a Leonella. E se io non glielo do? Ti obbligheranno a farlo, Nieves. Ma non possono mica entrare in casa mia, perquisirla e portare via il bambino. Certo che non lo faranno con la violenza, ma con la forza della legge sì. Beh, potrebbero spiccare un mandato di arresto, Nieves Maria. Ma ci pensi? Sai che potresti finire in carcere per inadempienza di un ordine giudiziario? Non puoi permettere che ciò avvenga, Nelson. Ma certo che non voglio permetterlo. Infatti sto lavorando su questa storia fin dall'inizio. Sto cercando di smontarla. Non ti preoccupare, conosco la procedura da seguire. Non mi troveranno impreparato. Ma Dio mio. La situazione è sotto controllo, Nieves Maria. E intendo muovermi rapidamente. Ce la faremo. Nelson, non voglio che mi portino via Pedrito. Devi impedirlo a tutti i costi, a tutti i costi. Nieves Maria,
Sei sicura che l'unica cosa che ti spinge in questa storia sia l'amore che porti per il bambino? Puoi dubitarne. Scava dentro di te. Analizza fino in fondo i tuoi sentimenti, Nieves Maria. Quel bambino è stato utilizzato, sempre, sin da quando è nato, come strumento di vendetta e prima di tutti da Leonela. Sarebbe molto triste se lo facessi anche tu. Non sai quello che dici. Un momento, Nieves. Se Pedrito è solo uno strumento in questa lotta, ricorda che non ci saranno vincitori, solo vinti. Cosa vuoi dire con questo? Liberati da questa ossessione, Nieves Maria. Perché non tenti di avere dei figli tuoi, dei figli nostri? Io ho avuto molta pazienza, Nieves, ma c'è un limite a tutto. Perciò la nostra situazione matrimoniale non può continuare così, bisogna che la definiamo. Vinci la causa. E allora forse... Non mi offrire il tuo amore come fosse un trofeo. Così non lo voglio. Nieves, l'amore è una cosa che va sentita. Ed è così che io ho tentato di dartelo già da molto tempo. Pronto? Ehi, pronto? Scusa, ma se non parli, perché hai chiamato? Rompiscatole. Ho sentito suonare il telefono e siccome dall'altra parte non parlavano ho pensato che fossi tu. Sì, 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 ero io. Come hai fatto a riuscire a richiamarmi? Perché me ne stavo qui in salotto da solo. Senti, devo vederti. Ho bisogno di vederti. Che ti è successo? So che hai avuto dei guai, ma non ho capito. Niente di grave. Ma come niente di grave? Pedro Luis mi ha detto che sei stata da lui in preda a una crisi di nervi. Sì, ero andata all'ospedale e siccome non c'eri, sono uscita e mi sono messa a camminare e mi hanno assalita tentando di derubarmi. Oddio mio, sul serio? Sì, davvero. Poi non so come sono arrivata da tuo fratello e volevo restare lì, capito? Perché pensavo che saresti venuto a trovarmi. Era questo che pensavo, ma tua nonna non me l'ho permesso, d'altronde non mi può vedere. E mia madre mi ha riportato qui. Quindi adesso eccomi qua. Hai capito? Ora sono qua, chiusa in camera mia, tra queste quattro pareti sepolta viva. Beh? Ehi, pronto? Manau, rispondi. Manau, mi senti? Insomma, che hai combinato? Ho strappato il filo del telefono. Ecco che cosa ho fatto. E stai attenta che io non sono mica un bambino, hai capito? E io non mi lascio prendere in giro, non permetterò che mio marito in casa mia... Basta, Tibi, sai, sta attenta. Fa attenzione a quello che esce da quella boccaccia che ti ritrovi, sai? Ah sì, non vuoi che dica certe cose perché ti dà fastidio? Allora tu non fare certe cose, non metterti a disonorarmi in casa mia. Rispettami, sono tua moglie, hai capito? Rispettami! Ma amore, ma Manau, dove vai ora? Vado a dormire sul divano. Ma
Scusa, amore. Lasciami in pace. Amore, basta con le storie. Lascia il cuscino, lascialo. Manawe, resta qui, ti prego. Dormi qui con me, per favore. È questo che non voglio dormirci, non voglio dormirci. Ma... pensa tu a dormire. Io me ne vado a dormire sul divano. Amore, per favore, te ne supplico, per favore. Insomma, lasciami in pace. Oddio, che strazio. E va bene. E va bene. Come va, tesoro? Ti sei già messa a dormire? Sì. Non mi hai dato nemmeno la buonanotte. Nel collegio dove mi hai mandato a studiare ne ho perso l'abitudine. Va bene, ma perché non tentiamo di recuperare il rapporto? E in che modo? Patti. Come lo stai facendo tu, eh? Sorvegliandomi. Ma Patti, ancora non l'hai capito. Se mi preoccupo è perché ti voglio bene. Allora quando non lo facevi non mi volevi bene. A dire il vero, volevo più bene a me stessa. Ma ora per me ci sei prima tu. Sì, ma questo ti lascia tutto il tempo di divertirti con Willy. Willy. Willy è come una boccata d'aria fresca. Mi fa sorridere quando invece avrei voglia di piangere. Tra noi è un continuo dare e ricevere. Capisci? È quel pochino di tenerezza che si ha bisogno di dare e di ricevere nella vita. Sì, ma... se tu lo volessi, potrei anche fare a meno di tutto questo, Patti. Potrei rinunciare a quello che mi dà Willy e restare solo con te. Potrei consacrarmi a te. Potrei dimenticare che a volte mi sento una donna e essere soltanto una madre. Vedi, potrei anche ingrassare, farmi crescere i capelli bianchi. Potrei far sì che mi vengano le rughe sul volto. Sai com'è? Prima compare una prima ruga, poi un'altra, ancora un'altra. Se questa può essere una prova dell'amore di cui hai bisogno. No, guarda. Io non ti ho chiesto nessuna prova. Vivi la tua vita, basta che mi lasci vivere la mia. Va bene, ma... ma quanto pensi che durerà la tua vita per la strada che hai imboccato? È la strada che ho scelto, mamma. Sì, ma... beh, uno può accorgersi di aver sbagliato e può tornare indietro. Io sono andata troppo avanti e non posso farlo. No, amore mio, non dire questo. Non lo capisci. Secondo me, beh, in fondo a quella strada c'è una voragine. Forse ci cadrò dentro. Per ora sto camminando sul suo bordo. No, non è vero. Per favore, non dire così, Patti. Io devo salvarti da questa voragine. Devo assolutamente farlo, devo riuscirci. Sono andata troppo avanti. Lasciami vivere la mia vita e tu vivi la tua. Che sapessi tu de tantas noches mías junto a ti sintiendo el cuerpo tuyo junto a mí. Thank you.
deve ser un peregrino. Cuando leí en tu carta, ven a mí, creí tener entre mis manos el perdón. Scusa se ti ho svegliato. Non credevo di aver fatto rumore. Ho sentito il tuo sguardo su di me. Ah, sì? Dici davvero? E spiegami, Leonela, com'era? Come l'hai sentito? Come se mi stessi toccando. Ah, non era mia intenzione. Aspetta. Dai, fallo. Cosa? Toccami. Ma scusami. Sì. Avvicinati, dai. È che... Mi piacerebbe che mi abbracciassi. Leonela, non sopporterei di essere nuovamente respinto da te. Verrà il giorno in cui non succederà. Già, magari... Io farei tutto quello che vuoi per... Potremmo... provarci qualche volta, non ti sembra? Sul serio? Sì. Pedro. Eh? Baciami. Come? Baciami. Ma ne sei sicura? Devo chiedertelo in ginocchio. No, no. Va bene. Come va? Bene. A quanto pare il tuo psichiatra si guadagna la parcella, no? Ci sa fare quello. Ciao, amore. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura. Permiso entró en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces... Ehi, dove vai così di fretta? Vieni qui un attimo, non uscirai senza berti il caffè, no? Ah, grazie, nonna, non grazie. Non mi dai nemmeno grazie. Un bacio? Ci voleva. Prima bevilo, poi va dove ti pare. Il caffè della nonna. Oh, non mi prendere in giro. Però devi ammettere una cosa, è buono. Vedi, sono pronta per uscire. Voglio andare a casa di Tibisai e Manawe. Prima di tutto per vedere lui e poi anche per vedere se riesco a sistemare bene le cose fra quei ragazzi. Beh, nonna, voglio dirti una cosa. Non passare troppo tempo con loro, perché forse ho una sorpresa per te. Oh, una sorpresa? Di cosa si tratta? Vedi, non posso dirtelo, altrimenti in un attimo lo dirai a tutto il quartiere. Io? Io no, ti assicuro che sarò muta come una tomba. Ah, davvero? Fammi il piacere, tu una tomba. Dai, dai. Avanti, dimmelo. Devi dirmelo a questo punto. Dimmelo, ti giuro che stavolta non dirò niente a nessuno. Beh, senti, il fatto è questo. Sì, insomma, potrebbe succedere... che se la fortuna mi aiuta, oggi il giudice ci restituirà nostro figlio. Già, Pedrito. Ah, ah, santo Dio benedetto, ti ringrazio. Ah, come sono felice, quindi tornerà qui il nostro angioletto. Ah, mi sento mancare dall'emozione. Ah, ah, sarà di nuovo insieme a noi, dunque. E gliel'hai già detto a Leonela? No, no. Non gliel'hai detto? Beh, allora lo faccio io. Vado subito da lei. No, no, ferma lì, nonna. Vieni qui, da brava. Non mi stavi dicendo che sei come una tomba, o sbaglio? L'ho appena detto, infatti. Ma lei è sua madre. Sì, ma è precisamente a lei che non voglio che venga detto. Ma scusa, perché? Vabbè, perché... non ne sono ancora sicuro. Oh, beh, comunque... In tutti i modi io...
Ecco, io vado a fare una torta. Che torta, nonna? Che torta? Ti ho detto che per il momento non è sicuro. Beh, guarda, io ne sono sicura invece. Ma certo che ci riuscirei. Ma certo che ci riuscirai ad averlo grazie all'aiuto di Dio, con le tue capacità e soprattutto perché sei suo padre. Tu lo devi riavere perché sei suo padre. Hai finito il tuo caffè? Ancora no, nonna, ancora no. Perché non vuoi che venga anch'io? Non sarebbe meglio che venissi con te? Scusa, cara, ma non è prudente farti venire. La cosa migliore che puoi fare è restare qui ad aspettare, va bene? Buona fortuna. Grazie. E fammi sapere subito com'è andata. Non preoccuparti, appena saprò qualcosa ti telefonerò, ok? Ok. A più tardi. Oh, amore mio. Senti, mamma, perché oggi mi vuoi impedire di andare a scuola, eh? Ormai mi sento bene, non sono più ammalato. E poi, se non ci vado, mi daranno dei brutti voti. Beh, senti, tesoro, io so che stai bene, però oggi non voglio che tu esca di casa, capito? Voglio che tu stia con me oggi, che restiamo insieme. Allora, che bella notizia! Che ne dici, Sarita, eh? Ah, signora, che bellezza! Sono davvero contenta! Che magnifica notizia! Beh, te lo immagini! Se tu sei così contenta, come posso sentirmi io col mio nipotino, col che mio nipotino? Che bellezza! Oh, sta arrivando lei, tutta. Come mai tanta allegria? Beh, sono contenta per voi, ma che cosa è dovuta? Oh, beh, la signora mi stava raccontando una cosa. Ah, sì, ecco, è per questo. Sì? Che cosa? Sì. Cosa faccio? Te lo dico o non te lo dico? Avanti, dimmelo, per favore. Ma se te lo dico, tu non lo riferirai? Non lo riferirai, no, a nessuno, certo, eh? Non so proprio cosa fare, perché... Su, avanti, donna Delfina, sì, glielo dica. Sì, però tu dovresti fare finta di non sapere niente. Soprattutto nei confronti di Pedro Luis. Perché dovrei fingere di non saperlo? Ebbene, perché... Beh, vedi, non vorrei che venisse a sapere che ti ho rivelato il segreto. Ho promesso di non farlo. Di quale segreto parli? Non mi tenere in sospeso. Su, va bene, dica. A questo punto te lo devo dire. Beh, senti. Ecco. Pedro Luis mi ha detto che può darsi, chissà, può darsi, ha detto... Che? Beh, senti, tieniti forte, eh? Pedro Luis mi ha detto che oggi può darsi che torni con Pedrito. Ah, ah, sì. Nonna, che bella notizia. Ti ha detto questo, dici davvero? Nonnina, che bellezza, che bellezza. Sei contenta? Sì, non vedo l'ora, nonna. Buongiorno, signorina. Ah, salve, dottor Guerra, come sta? Abbastanza bene, lei? Beh, insomma, lei lo sa, indaffarata come sempre. A me questo sembra un buon segno. Può darsi che le pratiche scorranno più in fretta. Sì. Senta, c'è il giudice Medina? Senta, al momento si trova in aula e so che ha parecchie udienze. Secondo me non si vedrà per molto tempo. Sa come vanno queste cose? Sì, lo so. Comunque non mi spiace aspettarlo perché ho bisogno di sapere, insomma, il risultato di un'istanza che io... Certo. Non serve che tu aspetti, Pedro Luis. L'ho già io quell'informazione. Nelson, tu e come hai fatto? Ho saputo della tua istanza d'affidamento. È stata una mossa molto abile da parte tua, Pedro. Non posso fare a meno di complimentarmi. Ebbene? Già che te ne sei interessato prima di me, dimmi, qual è la sentenza? È a favore di Leonela? No, Pedro. Come? La tua istanza d'affidamento è stata respinta. Beh, sarà per... Ma sei sicuro? Assolutamente sicuro. Me l'ha confermato un momento fa il dottor Medina, subito prima di entrare in aula. Sì, va bene, ma come puoi dimostrarlo? Vabbè, in qualsiasi momento. Se vuoi, puoi fartelo confermare da lui quando uscirà dall'aula del tribunale. Ha influito sulla sua decisione. Allora, Nelson, di che ti sei valso? Attento, Pedro Luis. Non voglio che tu metta in dubbio la mia integrità professionale, né la probità del giudice.
Sì, ma non capisco. È avvenuto semplicemente che la tua abilissima istanza d'affidamento non reggeva al confronto delle mie prove. Questo per il solo motivo che le mie avevano una base giuridica e le tue no. E il giudice mi ha dato ragione. Dio mio. Forse non mi crederai, ma mi dispiace molto. Ma dai, come fa a dispiacerti? Non mentirmi almeno. E invece mi dispiace. Sul piano personale ti giuro che mi dispiace. Mi fa male. Sì, eh? Lo so che è un brutto colpo per te. Già. Come non riconosci? Infatti ti complimentavi e sapevi che avevo perso. È stato cinico da parte tua. No, Pedro, non è affatto così. Avrei voluto che la tua istanza fosse accettata. Da un punto di vista umano avevi ragione. Il giudice era molto incerto. Non era facile negare la custodia alla madre carnale. Ma non era possibile, Pedro Luis. Non era possibile, disgraziatamente. Sì, anche se era giusto e umano. Ma non era legale. Sei diventato un legittimista adesso, eh? Ti inchini alla realtà legale, alla fredda legge. Beh, scusami, Pedro, ma in questo caso il fatto umano è discutibile. Non te ne rendi conto? Ah, sì. Nieves Maria ti ha lavato il cervello. Beh, a me sembrava impossibile che pur di proteggere lei arrivassi a separarmi da mio figlio. Tu, che eri come un fratello per me. Lo faccio solo perché è mia moglie, devi capire. Una moglie che non corrisponde al tuo amore. Ma anche se fosse, sono affari miei. E scusami se te lo dico, eh. Beh, adesso fammi un favore, se vuoi. Da parte mia, di a Leonella che mi dispiace molto. Ciao, Pedro. Ciao, Nelson. Ah, Dio mio, non so più che fare. Sono così impaziente. Non vedo l'ora che arrivino. Non resisto più. Ma perché più. Non telefona? No. Ha detto che veniva qui. Ancora non si vede. Sei sicura che non telefonasse? No, ha detto che veniva direttamente qui. Ah, speriamo che arrivi con Pedrito. Sarà questione di momenti. Sì, speriamo che arrivino presto, non vedo l'ora. È meglio se tardano un pochino, di modo che la torta sia pronta. Scusa, Maruca, non dire banalità. L'importante è che vengano immediatamente. Sì, che vengano subito, non vedo l'ora. Il mio bambino, al Dio solo mio. Pensiero di rivedermelo in casa, il mio angioletto, il cuore mi si riempie di felicità. Gli abbiamo preparato la sua cameretta, è tutta roba nuova. Brava, Maruca, certo. Si deve sentire subito a suo agio. Si è aperta la porta, sarà la tua guerra. Ciao, sei qua. Che succede? Perché mi guardate così? Ma è il Pedro Luis. Non il bambino... l'hai portato? Hai parlato, eh? Ah, no. Insomma, non te l'hanno dato? Eh? Senti, no, Pedro Luis. Bisogna aspettare un po', immagino, no? Immagino che ci vorrà una sentenza del giudice. Bisogna aspettare che venga applicata, no? No, Leonella, vedi, è che. È che. Che c'è? Beh, sai, Pedro Luis, io non me la sono sentita di non dirglielo, capisci? Insomma, è una cosa così importante, lei è la madre, dovevo farglielo sapere, ti pare? Va bene, però, allora ce lo porteranno domani, no? Anche se Nieves Maria si impuntasse, si complicherebbero le cose, suppongo. Ad ogni modo... Leonella, per favore, lascia perdere le congetture. Allora come mai sei venuto a casa da solo? Senza il bambino, che problema c'è stato? Che cosa succede? Non hanno accolto l'istanza di affidamento, per caso? È così. Non è possibile. Nonna, senti, non avresti dovuto confidare tanto nel fatto che io riportassi Pedrito. Ti avevo detto che avrei tentato, che era una possibilità. Sì, ma... Capisci? Beh, io ci avevo creduto e adesso... No, signora, non la prenda così. Sorrenda, così. Vedrà che tutto si aggiustirà. Venga con me. L'accompagno di sopra. E così si riposa un po'. Venga. Io vado a preparare una tisana calmante. Sì. Su, coraggio. Su. Pedro Luis. Com'è andata? Beh, niente, è che Nelson era a conoscenza del mio ricorso e ha presentato la sua documentazione. Beh, però... questo non vuole assolutamente dire che siamo stati sconfitti. No, solamente che per ora ci hanno negato la custodia del bambino.
Non riusciremo mai a tenere nostro figlio con noi. Per favore, Leonela. Non ho detto questo. La causa è ancora in piedi, no? Possiamo ottenere l'annullamento dell'adozione. E dobbiamo continuare a lottare. Questo vuol dire, in realtà, che Nieves Maria farà di tutto per tenerlo con sé. Ma anche se vedo infrangersi le mie speranze, io lo voglio riavere. E lo otterrò ad ogni costo. Non guarderò in faccia nessuno. Allora hanno perso. Ci sei riuscito, Nelson? Beh, sotto questo aspetto direi di sì. Ma non me ne sento fiero, Nieves Maria. Quello che non capisco è perché Pedro Luis fosse così convinto, se aveva così poche possibilità di vincere. No, non credere, Nieves Maria. Lui invece pensava di averne, di raggiungere il suo risultato. Si era appellato al fatto che Leonela fosse la madre carnale del bambino. E può aver pensato che il giudice non fosse al corrente dei particolari del caso e quindi ha pensato di riuscire a convincerlo, di riuscire a toccare le corde più sensibili che tutti abbiamo. Sì, certo. È vero quello che dicono, cioè che anche i giudici hanno un cuore, no? Esattamente. Ma che ci guadagnavano a ottenere la custodia del bambino per poco tempo, soltanto per un breve periodo? Come, ancora non l'hai capito? Beh, ecco. Si sarebbero appellati a questa prima sentenza per vincere la causa. Ma la causa l'avrebbero persa e allora che gli sarebbe servito tenerlo? Avrebbero potuto utilizzare questo tempo in loro favore, Nieves Maria, non lo capisci? In che senso, Nelson? Beh, ricorda che il bambino ha la possibilità di scegliere. Come? Nieves Maria, anche un bambino ha diritto ai suoi sentimenti. A una certa età diventa libero di stare con chi vuole lui. Soledad te sueño y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar